siamo convinti, io ne sono assolutamente convinto, lo siamo tutti, che questa manifestazione durerà nel tempo. La gastronomia è elemento culturale perché c'è dietro la produzione di questi salumi e di tutti i prodotti del territorio una sapienza che viene da lontano, che va valorizzata, va celebrata e va mantenuta. E la manifestazione, se ha assunto e assume questo carattere, poi un domani crescerà ulteriormente, è un forte ringraziamento ai partner che hanno partecipato e partecipano a questa avventura. Catturare la magia di questo prodotto locale che per tradizione, per lunga tradizione, nelle nostre cascine in particolare, veniva preparato e anche curato con grande attenzione e passione. Contadino o il proprietario del maiale si alzava presto e preparava dalla cultura, come si dice, un po' più così, un po' più grasso, un po' più magro, certo, ci metteva certo. Dal suo e l'orcino si adeguava alle esigenze del contadino. Andare per le cascine con un mio aiutante, prima con un mio zio, ho nostalgia perché erano tutti amici e se non c'ero io magari non facevo il maiale perché avevano fiducia nelle mie capacità. Era una fase molto più importante che era l'insaccatura, cioè l'insaccatura quando bravissimo. Doveva essere ben pressato il salame, ben compresso, non avere niente di aria dentro. Però soprattutto negli ultimi anni ho visto che la buona fetta di salame era apprezzata e ben gradita, nel senso che è cresciuto nella gente, nel consumatore, la consapevolezza che nel nostro territorio è possibile fare un prodotto come il salame di grande qualità. L'esame è sempre quello visivo, olfattivo e gustativo. A un piatto, a un cibo strutturato, ricco, complesso, dobbiamo contrapporre un vino altrettanto ricco, complesso. Non ci stiamo appeso del dosso e fuori d'acqua, andai e mando del fan. Bottiglia adesso al senso, salame lo strano, chiesto me che il bu. Non ci stiamo pesantendo se fuori d'acqua, dai e mando del fan. Bottiglia adesso al senso. Ho innamorato di questa città antica ma che guarda al futuro. È stata un po' una coincidenza, un po' il destino che mi chiamava. Mi sono promesso di non realizzare ricette del territorio, proprio per il rispetto che ho per la città. Tradizione e innovazione secondo me vanno a pari passo. Allora, non ho ingredienti locali preferiti, io li uso quasi tutti. Sono in un ambiente tutelato, ma imparano come si lavora, come se fossero sul posto di lavoro vero e proprio. Abbiamo classi non numerosissime e quindi al termine del percorso i ragazzi che escono non sono tanti e quindi le aziende, soprattutto quelle del territorio, se li rubano. Terminologie chiaramente diverse, perché comunque la birra è strutturata in maniera diversa, una componente... Noi abbiamo veramente tantissime tipologie di birra, passiamo dall'affumicato a birre che contengono frutta. Del tortello sono ingredienti a lunga conservazione, proprio perché una volta non c'era la possibilità di conservare i prodotti come ora, quindi si tenevano, facevano la piccola scorta, si parte con questo amaretto,
si aggiunge il mostaccino. Il mostaccino è questo biscotto speziato che si trova esclusivamente a Crema. Quindi cercare tutto quello che è assolutamente vicino al proprio territorio, e noi abbiamo veramente dei prodotti che vanno valorizzati. Però per saper riconoscere da veri cremaschi, la vera forma è quella. Si parte dal cerchio, quindi mezza luna, e poi con 5 pizzichi. Aromatica, un buon salame deve avere un buon profumo. Questa presenza di aglio va a coprire le altre spezie o al resto degli ingredienti, oppure le spezie sono presenti, riusciamo ad avvertire quali sono, coprono o sono armoniche insieme a si armonizzano con il resto. Ancora la consistenza è, ecco, in termini di critica gastronomica, la texture. Quindi, e questa è la prima edizione, per cui non potevamo che iniziare mettendo così delle pillole di approfondimento e di ragionamento. È una gara, ma non è una vera gara, perché abbiamo un concorrente unico che è il salame nobile, esatto, cremasco, e vincerà lui.